Frondarola, criticità nella raccolta dei rifiuti. Pare risolti dall'amministrazione comunale, ma forse non è così. Ma più che criticità, direi vergogna. Parliamo di non di 12 utenze, come dice l'assessore, ma parliamo di 30 utenze. È comunque quindi un numero limitato. Nella parte del centro storico della frazione, le stradine chiaramente, come in tante altre realtà, sono più strette e quindi leggermente anguste. Ora, prima domanda, per quale motivo ci si è passati una vita intera da quando c'è il porta a porta con il piccolo porterino? Quindi basterebbe innanzitutto ripristinare il passaggio con il piccolo porterino. Forse oggi con le ecoisole e quindi non si passa più tutti i giorni, quindi il porterino dopo ogni 15 giorni diventa, come dire, non gestibile, perché magari è più veloce a caricarsi che a scaricarsi e quindi diventa un via vai tra Teramo e Frondarola. Allora, siamo seri. Argomento di facile risoluzione: ripristinare il servizio come era stato da sempre. Già con le ecoisole è stato dimezzato, cioè si passa una settimana sì, una settimana no. Poi, molto banale entrare in un merito della sicurezza, dell'operatore che non può lasciare incustodito il furgoncino, perché dove sta scritto? È scritto da qualche parte che nelle strade larghe l'operatore, quando scende a raccogliere il cestino o si sposta di 20-30 metri, lascia incustodito il porter? Allora, lì ci sono soluzioni molto semplici da attuare, cioè queste 30 utenze, parliamo di un discorso banale, 30 utenze, si può arrivare tranquillamente anche con il porterino medio. Se non si vuol passare con il mezzo grande, si passa con il mezzo medio, lo si avvicina, dividiamo la frazione in tre zone, la parte alta, la parte centrale, la parte più bassa. Arrivando con il mezzo laddove si può arrivare, laddove si può parcheggiare, lo si spegne, si chiude, l'operatore scende. Se non vuole fare un andirivieni con due secchietti per volta, può prendere un secchio medio di quei bidoni che si usano per fare le ecoisole oggi, che non sono ecoisole, sono aree con bidoni. Lo si prende con le due ruote, lo si trascina vuoto, ci si avvicina alle case, si vuota il secchio, si rimette il secchio sull'abitazione e si torna a scaricare un'unica volta con questo secchio medio. Io credo che questo sia di tutta fattibilità. Deve essere, non ci sono soluzioni lì, più un eco, cioè abbiamo creato tre isole di bidoni per una problematica di 30 utenze, cioè 30 utenze che nel momento in cui ci si passa una volta, una settimana sì, una settimana no, è di facile risoluzione. Si può anche andare quella settimana anziché con un operatore con due, ma stiamo scherzando, qui già c'è una discriminazione di servizi tra chi ce lo ha tutti i giorni e chi no. E va bene, è stato accettato questo discorso delle ecoisole, accettato. Su tante ecoisole basta farsi un giro ogni tanto, spesso e volentieri, anche lì, nonostante le telecamere, sono buttate l'immondizia e buttata per terra. Ma lasciamo stare. Problematica Frondarola, ripristinare la raccolta come è sempre stato. Ci spiegate perché la sicurezza vale solo per quando c'è la raccolta del cartone, della plastica, del vetro, dell'organico? Come? Non c'è più la problematica legata alla sicurezza al mezzo incustodito nel momento in cui il mercoledì si raccoglie l'indifferenziato? Lì, siccome si deve sparare perché va registrato, su quello continua a esserci la raccolta porta a porta. Cioè, queste sono delle cose che non sono commentabili. Va ripristinata la situazione che è sempre stata. Si raccoglie una settimana, si confluisce sulle ecoisole, una settimana si confluisce con il porta a porta, e per quelle 30 utenze ci sono due soluzioni: o si arriva col mezzo e l'operatore gira con un carrellino con le ruote e raccoglie, oppure in quella settimana, anziché una persona, in quella frazione dove c'è il problema si va in due persone. Semplice. Va ripristinata, non ci sono soluzioni, va ripristinato assolutamente il porta a porta nella settimana prevista da calendario.